Salve ragazzi e bentornati ad un nuovo video per iPad Device in cui vedremo un'applicazione chiamata Photogene o Photogene, sinceramente non so come si pronuncia, ed è un'applicazione per modificare le foto, molto molto completa. Andiamo subito a vederla. Allora, nel momento in cui la apriamo, lui ci chiede se vogliamo recuperare il lavoro che già stavamo facendo in precedenza. Ovviamente annulliamo, così vediamo tutto dall'inizio. All'inizio l'applicazione ci chiede di scegliere una delle foto salvate, diciamo, nella libreria fotografica. Andiamo a sceglierne subito una. Prendiamo quella che stavo provando prima. E niente, questa è una foto. Possiamo fare delle semplici modifiche come zoomare, andare indietro, avanti, scorrere la foto. E abbiamo alcuni strumenti a disposizione. Cominciamo a vedere intanto la parte superiore. Nella parte superiore abbiamo appunto l'album fotografico da cui scegliere la foto, un pulsante di condivisione che ci permetterà di scegliere la risoluzione a cui salvare la foto. In questo caso molto bassa perché la foto originale era 800x600. Questa è una foto che io ho su Flickr ed ho caricato tutto un album a 800x600. Quindi la risoluzione massima giustamente è quella. Poi possiamo condividere su Twitter, su Facebook e copiare la foto negli appunti ed utilizzarla magari, che ne so, in un documento o mandarla via email o mandarla via email direttamente dal programma. Poi abbiamo l'opzione di salvataggio per salvare le modifiche che abbiamo fatto e le informazioni poi sul programma con dei tutorial, potete scrivere agli autori o visitare il sito. Sotto invece abbiamo gli strumenti fotografici, andiamo a vederli uno a uno. Il più semplice è il taglia. Possiamo ritagliare la foto, eliminare elementi magari di disturbo. Se vogliamo, per esempio, prendere solo la parte del mare, in questo caso magari prendiamo con una certa. Ecco qui. Basta praticamente cliccare su crop e verrà tagliata la foto. Questo è il pulsante qui di riciclaggio, chiamiamolo così. Qua possiamo andare indietro o avanti con le operazioni o ritornare allo stato iniziale della foto. Le opzioni di ritaglio sono molto semplici, ci sono i vari rapporti, 1 a 1, 2 terzi, 3 quarti, 16 noni, eccetera, eccetera. Oppure quello customizzabile, insomma. Annulliamo il ritaglio e andiamo avanti. Qui possiamo ruotare la foto. Possiamo specchiarla sia in orizzontale che in verticale e possiamo ruotarla leggermente. Torniamo sempre indietro e andiamo avanti. Qui abbiamo vari preset. Sono preset per mettere magari degli effetti particolari diciamo alla foto, per applicare effetti particolari. Gli effetti possono essere web, che aumenta il contrasto, vintage anni 40, vintage anni 60, anni 70. Possiamo mettere cinema con dei colori un po' più sbiaditi e una finta pellicola, scala di grigi, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono molti preset che possiamo utilizzare. Formato francobollo, ritorniamo indietro e quindi diciamo già qui possiamo fare delle piccole modifiche alle foto per renderle già più belle ed accattivanti. Questa è molto bella e sarebbe il riflesso, crea il classico riflesso Apple, diciamo. Andando avanti ci sono i filtri fotografici che possono essere, per dirne uno, matita, bianco e nero. Ovviamente sono tutti aggiustabili per quanto riguarda l'intensità dell'effetto applicato. Calore, visione notturna, seppia, posterizzazione, eccetera, eccetera. Quindi diciamo anche qui abbiamo i classici effetti che si possono applicare con la maggior parte delle applicazioni fotografiche. Qui abbiamo l'aggiustamento dei colori. Possiamo fingere, diciamo, di impostare l'esposizione a posteriori della foto, aumentare il contrasto, le luci alte, saturazione, la temperatura del colore, oppure agire direttamente sulle quantità di colore o sui livelli. Queste sono tutte
come dire, tutti i fotoritocchi di base che possiamo effettuare normalmente sul PC, invece sul PC o sul Mac. Invece con l'iPad e questa applicazione possiamo fare direttamente anche quando stiamo magari in giro. Qui ci sono le curve. Come potete vedere, ad esempio, se applico una curva del genere, dopodiché applico un filtro, scusatemi, colore, saturazione, la metto a zero. Ho fatto questo, si chiama un effetto high key, cioè alzare le luci alte e andare in bianco e nero. Questo è un effetto magari che funziona meglio sui volti e sui ritratti, però per darvi un'idea comunque della facilità con cui possiamo effettuare modifiche. Ultimo è questa funzione molto simpatica. Se avete qualche foto magari di qualche amico che so, a cena fuori o che comunque stava parlando, potete semplicemente prendere ed inserirgli un bel fumetto. Ultima cosa, le cornici. Ci sono varie cornici che possiamo selezionare, come vedevamo prima, francobollo, possiamo applicare dei pezzettini di scotch, e sono tutte cose molto simpatiche e soprattutto molto automatiche. Cioè, farle a mano con un programma di fotoritocco sicuramente avrebbe richiesto più tempo. Invece così non abbiamo problemi. Possiamo prendere per esempio bordi arrotondati, aumentare qui sotto l'intensità del riflesso, cambiare lo sfondo ed avremo, in men che non si dica, una foto anche già pronta per il web con riflesso e tutto il resto. Se andiamo in immagini ce la ritroviamo. In definitiva, questo forse è uno dei migliori programmi che ci sono attualmente per il fotoritocco. Sicuramente vedremo delle alternative, ma se volete effettuare questo tipo di operazioni sulle vostre foto, questo è un programma molto molto consigliato.